Pino Scotto in concerto a Vasto, com'è andata questa serata? Che era rock bar, benissimo, benissimo. Rock and roll di quello vero, di quello puro, fatto in uno spazio gestito da un signore, veramente, un signore. Un giovane vecchio per la saggezza, Domenico, che in questo spazio ha creato veramente uno spazio per il rock, dove i ragazzi vengono per ascoltare rock e vedere i concerti che organizzano. Eravamo venuti a fine giugno, poi c'era stato uno tsunami e stasera abbiamo recuperato. Grande serata. Hai presentato il tuo nuovo album Occhio per Occhio, quando è uscito? Eye for an Eye, che è uscito a fine maggio. Abbiamo già fatto 50 date da maggio. Ieri eravamo a Taranto, l'altro ieri eravamo a Sivri Marine, domani siamo a Napoli. E niente, l'album sta andando veramente bene, sono contento. Un album di hard rock 70-80, quel periodo lì. E cosa dire? Al di là di tutto, la cosa sempre più bella è che questa passione non si spegne. Io a ottobre faccio 69 anni e la stessa passione quando a 17 anni sono scappato da un paesino in provincia di Napoli per fare rock and roll. Pino Scotto, non solo musica nella tua vita, hai anche dei progetti importanti all'estero, progetti umanitari. Sì, vabbè, quello non si dicono, comunque va bene, dai, i bambini vanno aiutati. Ci sono bambini dall'altra, noi in Italia siamo conciati male. Ma c'è una parte del mondo dove ci sono i bambini che muoiono come insetti, bisogna fare qualcosa. Pino, progetti per il futuro? Continuerai con questa tournée in giro per l'Italia? Diciamo, ma io faccio uscire un album ogni 2 anni e poi andiamo in giro per 1 anno e mezzo. Facciamo date dappertutto e andiamo anche all'estero, ma la cosa bella è che ci vuole tanto sacrificio. Pino, la musica rock ha perso un po' del suo appeal negli ultimi anni. Ha perso un po' del suo appeal perché non ci sono più band che danno. Ci sono io e la vita che lo dico, anche in televisione lo dico nel mio programma. Dobbiamo tornare al blues. Torniamo al blues e riscriviamo la storia da capo. Lo possiamo fare anche noi italiani, abbiamo dei musicisti e dei cantanti bravissimi. Lo possiamo fare noi meglio degli americani, oggi come oggi. E bisogna farlo, se non torniamo al blues, il rock veramente morirà completamente. Sono 20 anni che ci sono solo fotocopie delle brutte copie. Ma anche le band famose non riescono più a fare un disco decente. E quando moriranno quelle 10 band che sono rimaste, quante ne sono, AC/DC, Iron Maiden, Metallica, ci saranno solo tribute band, ci saranno. Perché non c'è storia. Cioè non c'è più storia del rock negli ultimi 20 anni. Pino, un saluto a tutti i vastesi. Vastesi! Grazie per l'accoglienza e per il rock and roll. Un abbraccio. Alla prossima!